Inizia il 2013 calcistico del Chievo-Verona Primavera. Inizia con la prima giornata di ritorno del girone B. Chievo-Verona contro Modena, con un occhio di riguardo a quello che succederà a Bergamo, dove Atalanta ed Inter si giocano il primo posto. Il Chievo è lì al terzo posto, Guardingo pronto a scattare in avanti. Tanto Ekuban, subito grande scambio con Cisotti che restituisce il bocconcino a Ekuban, che va troppo molle. Che occasione con salvataggio di Zucchini, due minuti sembrava già gol. Adesso corner per il Chievo con Manfrin, la battuta arcuata sul secondo palo, liberissimo di Piatto, e c'è il gol di Cochesato. Arriva il vantaggio, il gol del Chievo, due minuti e mezzo. Lo scampato pericolo per il Modena era solo l'avvisaglia dell'1-0. Riccardo Cochesato. È un Chievo che anche quest'anno si mantiene con grande competitività. Altra grande battuta, secondo calcio d'angolo di Manfrin, uomo assist, tocca a Franchini. 3 minuti e 40 secondi, un minuto dopo, sempre su corner, 2-0 Chievo, che partenza! A puntare Franchini, su invito anche del compagno Prandi. E adesso libera la corsia con un bel tocco per Galasso, il cross è tagliato, Koulibaly leggermente caricato, attenzione, c'è il gol! La chiusura di Paruzza su una spinta, a mio modestissimo parere, su Koulibaly, si trasforma in assist per Stombellini. Chievo 2, Modena 1, decimo minuto di gioco. Si allarga Manfrin sulla sinistra che ha spazio, vediamo se viene servito. Il pallone invece è morbido sul secondo palo per Franchini. La sponda è liberissima, ancora Paruzza, poi ci prova Ekuban in torsione. Palla alta. E ora si ripete il quadretto che c'era già in precedenza, solo qualche metro indietro. Manfrin col mancino, Burato con il destro. D'Agostino non si fida, piazza comunque due uomini in barriera. Parte Manfrin, tagliato, gran palla, Scipi! Terza punizione di Manfrin, terzo assist, terzo gol del Chievo. Palle inattive da incubo per la difesa del Modena. 21 e 30 sul cronometro, dopo Cochesato e Franchini. Tra il secondo e il terzo minuto è il momento di GB. Ekuban intanto, il tocco per Cisotti. Galasso in chiusura in qualche modo, calcio di rigore per il Chievo. Ingenuità clamorosa di Galasso, D'Agostino non esce, cartellino giallo per il numero 3 del Modena. È proprio Cisotti che può raggiungere Victor da Silva in testa ai cannonieri gialloblu. Parte lui, speriamo di non gufarlo, adesso vediamo la finta e va a spiazzare il portiere D'Agostino. Esultanza più che misurata, 33esimo minuto del primo tempo, Chievo 4, Modena 1. Risolve comunque tutto Kevin Magri, che anticipa alla grande Rizvani e si lancia all'assalto. Cisotti, grande numero di Cisotti, lo stop è stupendo, palla dentro per Magri che recupera all'ultimo il pallone, prova ad appoggiarlo a Franchini, non è finita col piatto Franchini. Conclude malissimo un'azione che era iniziata alla grandissima con un numero d'alta scuola di Yuri Cisotti. Stacca bene Paruzza, Ekuban ruba il tempo all'avversario e tocca per Cisotti che restituisce subito il pallone D'Agostino, esce male Ekuban! Ha sbagliato quello più facile nel primo tempo, realizza all'apparenza quello più difficile. 5-1 Chievo. Mister Danna mani in tasca, così come il collega Storgato, sicuramente però gli stati d'animo saranno diametralmente opposti. Tanto qui Cisotti parte molto bene sull'invito di Burato, altra uscita di D'Agostino rivedibile, il gol di Cisotti è una perla, è una carezza, è un gol fantastico. Poi Volpato pressa ancora, Trombetta ci riprova, ancora da 30 e rotti metri, e anche qui sbaglia tutto, poi brutto l'intervento, qui di Galasso che era già ammonito, è ingenuità però. Numero 3, pur non volendo inferire, qui Rizzo non può far altro che mandarlo fuori. Tanto bella la finta di Ekuban, la palla per Franchini, la posizione regolare, l'esterno di Franchini, gran palla per Da Silva! Bravo. E arriva il gol del 7-1 al termine di una grande azione. Da Silva non voleva chiudere questa gara come secondo dei marcatori del Chievo, raggiunge Cisotti a quota 8 reti in campionato, punteggio clamoroso al 3 stelle. Ci ascolta Rizzo di Siena, 0 recupero e visto il punteggio finale c'è poco da discutere a riguardo. Chievo 7, Modena 1, che inizia il 2013 per i ragazzi di Lorenzo Danna.